Posso giocare? No, per favore. No, non puoi. Minimo che non sono due punti. Scusi. No, ma... Sì, no, non lo fai. Aspetta.
ci posso giocare! No, stai lì, sto giocando. Scusa se te l'ho chiesto. Thank you.
Ciao, io mi chiamo Bilal e io so, cioè, so il tuo problema perché anch'io ho il tuo stesso problema. E volevo chiederti se vuoi diventare mio amico così combattiamo questo problema insieme. Grazie, apprezzo molto la cosa. Avanti. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Avete bisogno? Sì, prof. Guardi, abbiamo dei problemi con gli alunni. C'è qualcuno che... Che ci prende in giro per via di messaggi, di video. Guardi, ne guardi lei stessa. Quindi voi ve ne siete accorti in che modo? Appunto tra questi messaggi che ci mandavano brutti. E lo fanno qui eludendo la sorveglianza di tutti? Sì. Cosa lo fanno? Durante la ricreazione? O nei bagni? Lo fanno quando non ci sono i professori e le bidelle. Sì. Voi non vi siete accorti però? No. Cosa è molto grave. Beh, intanto vi ringrazio di essere venuti, la cosa è molto seria. Sapete che il cyberbullismo può avere delle sfumature di violenza ancora maggiori rispetto al bullismo classico. Il bullo poi, il cyberbullo è ancora più subdolo, perché non si scopre di persona, non lo fa personalmente, ma si nasconde dietro delle identità mistificate. Beh, intanto vi ringrazio di essere venuti a parlarmene e poi vedrò che provvedimenti prendere. Sicuramente un consiglio di classe straordinario e poi chiameremo anche i genitori. Buongiorno, prof. Ciao ragazzi, come va? Così bene, prof. Guardi, ci sono dei ragazzi che attraverso il cellulare mandano dei brutti messaggi e lei stesso per loro. Ma dai. Noi siamo già presi dalla preside e la preside ha detto che prenderà dei provvedimenti molto seri perché questa cosa non deve succedere. Secondo lei per aiutare anche quelli che sono vittime di questa cosa, come potremmo fare? Avete fatto bene andare dalla preside. Vi andrebbe di parlarne anche un po' in classe, tutti insieme, senza parlare solo di voi due. Con i vostri amici, ne avete tanti in classe. Sì, facciamo così? Dai, alla prossima lezione lo facciamo. Ciao! Sappiamo che è stato mandarvi i messaggi. Perché in classe abbiamo fatto una riunione e ne abbiamo anche discusso di questa cosa e adesso ne andiamo a parlare con loro. Sì, abbiamo visto quando loro mandavi i messaggi. Grazie. Sì. Beh, grazie davvero per gentile. L'aiuto. Adesso metteremo fine a questa cosa. Così non succede anche ad altre persone. Giusto. Sì. Grazie veramente tanto. No, di niente. Vai via! Siamo venuti a difendere i nostri amici. Sì, bravi, allora, perché difendetelo le volte? Ma perché lasciateli fate in pace? E perché li mandate in pace? Non è giusto. State zitti. Dai, dovete lasciarli in pace. Problemi? Stai zitto. E dovete fare la pace. No. Perché sì. Ma no. Beh, andate a chiedere scusa, perché non è giusto quello che avete fatto. Noi facciamo quello che ci pare quando ci pare. No, se lo ve lo chiedete fanno adesso, voi? Scusa. No. Sì. No. Ce lo fanno a voi? Ridiamo. Ho un'idea, perché non facciamo una partita di calcio? Ok, ci stiamo. Thank you.